Via libera ai lavori sull'area del Colle, lo ha deciso la conferenza dei servizi sulla cattedrale di Agrigento che si è riunita a Palazzo d'Orlean a Palermo. Raccolto il parere favorevole di tutti gli enti deputati alla tutela dei vincoli presenti sull'area del Colle in cui intervenire per assicurare stabilità all'intero versante sul quale sorge il Duomo di Agrigento. Il progetto definitivo, elaborato dalla Tecnital di Verona, è già in possesso dell'ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dalla Presidente della Regione Nello Musumeci e diretto da Maurizio Croce. E la fase realizzativa, dopo il passaggio tecnico, è ormai ad un passo. Adesso sarà possibile redigere entro settembre il progetto completo in tutti i suoi aspetti, compresi questi ultimi indispensabili pareri raccolti. L'ultimo traguardo, dice il Presidente della Regione Nello Musumeci, prima di effettuare lavori che, oltre a scongiurare il rischio di disperdere ciò che è stato fatto sulle strutture del Duomo, anche con il determinante contributo finanziario della Regione, garantirà agli agrigentini la certezza di non dover mai più rinunciare al principale tempio sacro riaperto dopo lunghissimi 8 anni. Ad Agrigento la Giunta aveva recentemente tenuto una riunione nel corso della quale è stata deliberata una rimodulazione dei fondi del patto per il sud proprio per reperire le risorse indispensabili, circa 25 milioni di euro, per realizzare l'intervento sul Duomo di Agrigento.